Infatti, questo è il problema, quindi. Ecco, ho cominciato la registrazione. Grazie Michele, eh? Grazie mille. Ok, ragazzi, scusate il disguido, questa cosa non l'avevo prevista. Allora, torniamo alla nostra lavagna che dovreste vedere con un attimo di ritardo, naturalmente. Vediamo un po' se riusciamo a. Scusate solo un attimo. Sì, adesso dovremmo esserci. Allora, la registrazione è partita. Dicevamo di riprendere da dove abbiamo lasciato la volta scorsa, cioè dal quadro impulso. Vi ricordo che abbiamo fissato le date degli esami, se ci fosse, che sono il 1 luglio e il 27 luglio, con l'accordo di venirvi incontro se ci dovessero essere problemi. Nel qual caso vi invito a contattarmi il prima possibile. Ci sono altre do domande, osservazioni o diciamo comunque cosa da parte vostra? Ecco, no, siccome io diciamo, non sono sicuro di riuscire a vedere la chat, tantomeno in questa condizione un po' più precaria, vi prego di interrompere con un suono qualora vogliate fare una domanda, in modo che io possa poi andare a leggermela. Se diciamo non avete la possibilità di farlo perché non avete il microfono, magari qualcuno che ce l'ha e legge la chat, se può farvi la cortesia, perché altrimenti ho veramente paura di non accorgermene. E poi le domande, diciamo, lette dopo 10 minuti non hanno lo stesso, diciamo, lo stesso, non portano lo stesso giovamento, ecco. Va bene. Allora, vi ricordo adesso, che abbiamo, diciamo, definito la volta scorsa un quadri vettore molto importante, che i quadri momento, quadro impulso che dir si voglia, e l'avevamo definito come MC un mu, dove un mu naturalmente è la quadri velocità che era definita per una particella reale massiva con questa condizione al contorno, e per una particella non massiva ovviamente la quadri velocità non c'ha senso perché quella si muove alla sua velocità della luce e il suo elemento di linea DS quadro, e quindi anche il DS, è zero. Vi ricordo che la quadri velocità era definita proprio come dx mu DS. D'accordo? Quindi per ora parliamo di particelle massive, d'accordo? E per le quali ha appunto senso la definizione che ho scritto, che è questa, ok? Va bene, dove compare esplicitamente la massa della particella. Bene, avevamo anche visto che le componenti di questo quadrivettore sono facilmente individuabili. La prima è P con 0 uguale MC U con 0, che chiaramente è M gamma C, dove il gamma vi ricordo che è un gamma della velocità della particella. Queste sono cose che abbiamo visto l'altra volta, e P, ma le ripeto a vostro beneficio, P con I non è nient'altro che MC U con I. E ancora una volta questo è M gamma V con I, e naturalmente coincide, diciamo, queste componenti per così dire spaziali del quadrivettore coincidono con il tremomento relativistico cartesiano che avevamo definito in passato, e naturalmente il gamma è proprio lo stesso. Ok? Scusate, c'è qualcosa che non mi. Ecco qua, era scomparsa la penna. Naturalmente, poiché vi ricordate che l'energia è proprio m gamma c quadro, questo quadri vettore si può anche scrivere, e l'abbiamo visto la volta scorsa, come E su C e P, chiaramente, dal che si ricava immediatamente l'inequivocabile
importantissima condizione di mass shell, appunto per la particella che avevamo già visto, ok, che mi conduce a dire siccome siccome P mu P mu è proprio pari a M quadro C quadro, questo deriva dal fatto, da questa condizione qua sopra, in realtà, ok, e dalla definizione di P mu, questo vi porta anche a concludere immediatamente che E quadro è uguale a P quadro C quadro, dove il quadrato di un vettore chiaramente P scalare P è uno scalare, più M quadro C alla quarta, che è la fondamentale relazione di mass shell, ok, che avevamo visto. Da qui l'ultima cosa che abbiamo ricavato sono le leggi di trasformazione del quadrivettore P mu, che a questo punto sono semplici. Noi, vi ricordate, avevamo già visto come trasformavano impulso ed energia, e l'avevamo visto imponendo esplicitamente la trasformazione di Lorentz, diciamo, a questi oggetti, ok? Quindi partendo dalle coordinate, se vogliamo, attraverso tutta la trafila, e eravamo arrivati a scoprire che impulso ed energia trasformavano proprio analogamente a quello che succede per tempo e coordinate spaziali nelle trasformazioni di Lorentz. Quindi avevamo notato questa curiosità, se volete, per cui in un certo senso E su C trasforma come CT e PX, PY e PZ trasformano come X, Y e Z, esattamente dal punto di vista, cioè come dicono le trasformazioni di Lorentz. Adesso il formalismo covariante ci permette di capire che questa curiosità in realtà è un fatto strutturale, non avviene per caso, ok? Perché se diciamo X mu è un quadrivettore, e certamente è un quadrivettore, allora anche dx mu ds, che è la, diciamo, dove con quadrivettore intendo ancora una volta un tensore a un indice solo nello spazio di Minkowski che gode delle proprietà di trasformazione giuste, e nello spazio di Minkowski queste proprietà di trasformazione giuste sono le trasformazioni di Lorentz, ok? Allora anche dx mu ds è un quadrivettore. E perché un quadrivettore? È perché dx mu è ovviamente un quadrivettore, perché è il differenziale di un quadrivettore, quindi trasformerà come un quadrivettore, e ds è uno scalare di Lorentz, anzi lo scalare per eccellenza, la radice dell'elemento di linea. Ok, quindi anche dx mu ds, che ancora una volta la quadrivelocità, è un quadrivettore, e va bene, e quindi questo significa che anche P mu è un quadrivettore, perché è, per una particella massiva non è nient'altro che la quadrivelocità moltiplicata per mc. E quindi è giusto che queste componenti trasformino come x mu, è corretto, deve essere atteso, solo che nel formalismo non covariante noi non, diciamo, la cosa non era evidente, lo siamo dovuti andare a scoprire dai presupposti della relatività, applicando la machinery della relatività ristretta, che abbiamo visto in un formalismo non covariante per la prima parte del corso. E vi ripeto che questa cosa è perfettamente legittima, si può fare relatività in un formalismo non covariante, chiaramente lo abbiamo fatto per tutta la prima parte del corso. Naturalmente il principio di relatività continua a imporre che le leggi fisiche debbano essere covarianti, cioè apparire allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento inerziali, ma non c'è nessun obbligo che covariante a vista sia anche il vostro formalismo, è solo comodo.
Ok, adesso scopriamo alcuni vantaggi di questa comodità. E quindi l'ultima cosa che avevamo visto era la, diciamo, l'espressione esplicita delle trasformazioni delle componenti del quadrimpulso. Non ve le scrivo qui di nuovo, per non perdere altro tempo su una cosa che abbiamo già visto, ma vi scrivo la trasformazione sintetica, che naturalmente è questa roba qui. Ok, come sapete bene. D'accordo, dove lambda è appunto una matrice di Lorentz. Ok? Oh, quello che non credo abbiamo fatto in tempo a vedere la volta scorsa è che ovviamente mi aspetto che anche una particella non massiva, come un raggio di luce, che è associato, se volete, a una particella di massa nulla, che come vedrete si chiama fotone, o come sapete si chiama fotone, ok, ha il suo momento. E quindi la domanda è: ha un quadrimomento? Ha un quadrimpulso? Naturalmente non ha una quadrivelocità questa particella, come abbiamo visto, meglio, la velocità definita come dx mu in ds non ha senso per questa particella, diciamo a massa nulla, che viaggia alla velocità della luce. Però noi sappiamo, perché l'abbiamo visto, che questa particella ha un tremomento relativistico, no? Che come sapete è, diciamo, h tagliato k, dove k è il numero d'onda. Lo abbiamo visto quando abbiamo introdotto il momento relativistico anche per le particelle di massa nulla, no? E sappiamo che per queste particelle la relazione di Machel diventa E uguale pc. D'accordo? Quindi in un certo senso, a meno di un fattore dimensionale che è C, energia e momento sono la stessa cosa, no? Se volete questo me lo posso scrivere come C per il modulo di P. D'accordo? E quindi questo ci permette di definire il quadrimpulso, il quadrimomento anche per una particella di massa nulla, che sarà questo oggetto qui, sarà diciamo il modulo di P, se volete, e P stesso. Ok? Ovviamente questo mi dà a botto un quadrivettore di norma nulla nello spazio di Minkowski. Non so che cosa sia successo, scusatemi. Ok? Perché il modulo di questo oggetto è chiaramente zero, il che è consistente col fatto che P mu deve essere zero, ok? Perché questa è una particella a massa nulla e il modulo di P mu è M quadro C quadro, come avevamo visto, dove sono, come avevamo visto qua, ok? Ecco qui. Va bene? Credo che voi abbiate un pochino di ritardo nel leggere queste cose. Va bene, quindi questa qui non è nient'altro che la relazione di Machel nel caso di una particella a massa nulla. D'accordo? Ci torneremo poi su questa cosa. Oh, un'altra cosa interessante e utile è che si può generalizzare in maniera relativistica il momento angolare orbitale che avete visto nella meccanica classica, e naturalmente il momento angolare orbitale in meccanica classica o meccanica di Newton è R vettor P. Okay? La generalizzazione relativistica di questo oggetto è un tensore antisimmetrico che posso chiamare L mu nu e che quindi si porta presso due indici che definiamo come x mu p nu meno x nu p mu. Quindi vedete che gode delle proprietà di antisimmetria del prodotto vettoriale. Okay?
E questo per adesso è solamente una definizione. Lo possiamo prendere così, è la definizione di un tensore, ma la sua applicazione meccanica, la sua utilità meccanica in questo contesto non è ancora evidente. Okay? Quante componenti utili ha questo LMU? Beh, è un tensore antisimmetrico di rango 4, ne avrà 6 ovviamente, e ce ne sono 3 che hanno indici spaziali, e quelli ovviamente mi aspetto che in qualche maniera giochino il ruolo che in meccanica giocano, diciamo, gioca il vettore L. Infatti c'è una associazione ovvia che vi potete leggere. Per esempio, andiamo a vedere chi è L12, ok? Quindi, o se volete, questo dal punto di vista delle coordinate cartesiane è LXY, ok? E questo ha da essere X1P2 meno X2P1, e questa cosa ovviamente mi coincide con x nel senso della coordinata x py, ok, per x per py meno x2, che ovviamente è y, la coordinata y per px. Ok, e questo per definizione è la componente L con x, diciamo, del momento angolare, perché L con x, lo vedete da qua sopra, se volete, L con x non nient'altro che R vettor P componente x, e questo è proprio ciò che abbiamo scritto. Ok, è xpy meno ypx. Ok, e quindi abbiamo questa associazione oggi ovvia, per cui scusate, per cui L12 è LX, L31 sarà per lo stesso giochino L con Y, L23 sarà LZ. D'accordo? Ricordandovi il simbolo di Levi-Civita tridimensionale, voi potete scrivere questa cosa come Li uguale 1/2 epsilon ijk per lgk. Okay? Dove qui ancora una volta Li, che può essere 1 e epsilon z, non è nient'altro che la componente vettore momento angolare, è una componente spaziale del vettore momento angolare orbitale L, ok? Mentre EJ e K sono componenti di LMU, no? Queste sono, diciamo così, LI0, e sono 3, perché I può essere 1, 2, 3, quindi sono L0, L20 e L30, ok? Che non hanno un analogo meccanico Newton ovvio, ok? Anzi, non ce l'hanno proprio. Esplicitamente queste componenti sono, da definizione, X con I, P con 0, meno x con 0 p con i, ok? E questo è ancora una volta x con i, poi mi devo ricordare che p0 è su c, ok? E poi mi devo ricordare che x0 è ct, e quindi questo è ct per p con i, e continuando di sotto avrò m il gamma x con i meno di
per arrivare ad una formula mi devo ridare e non è niente che è vale la famosa relazione E uguale mc quadro gamma, dove questo è un 2, ovviamente. Fatemelo scrivere bene. Ok, questo qui è un C quadro, ok, e con I ovviamente by definition ancora una volta non è nient'altro che M gamma V con I, e quindi arrivo ad ampliazione che ho scritto sotto. Ok, a questo punto sì, c'è una domanda? C'è una domanda in chat, esatto. Come si fanno a saturare gli indici in questo caso? In quale caso? Nel caso di DL Munnu? Che vuol dire L Munnu, no? Beh, la sua non è, ok, ho capito, saturare gli indici lei intende calcolare la traccia. Beh, questo è un tensore antisimmetrico, quindi sarà traccia nulla. Tutto qua. Ok. E questo è il dubbio? Scusi, prof. Quindi saturare gli indici, perché io per saturare gli indici intendo... Sì. Intendo quando calcola LI e usa il tensore di Levi-Civita, che poi se ne vanno J e K. Ah, ok, no, chiedo scusa, allora avevo capito un'altra cosa. No, no, sì, diciamo, perché hai dubbio di che cosa voglia dire questa espressione? Perché J e K non compaiono sotto? Non sono indici bassi? Mi chiarisca il dubbio, perché sì, davvero sì, non esatto, sono sicuro per di capire quale. Ah, beh, ma stiamo parlando di componenti spaziali, ok? Quindi le componenti spaziali che tu le scrivi alte e basse non cambia nulla, diciamo, sono le, almeno nella nostra scelta di formalismo, ok? Lei può, tu puoi, diciamo, fare ciò che vuoi con gli indici spaziali, non ha nessuna importanza se sono, diciamo, se li rappresenti come covarianti o controvarianti. La differenza fra covarianti e controvarianti esce fuori solamente quando io metto in relazione indici, nella stessa formula, nello stesso contesto, indici spaziali e indici temporali. Ok, quindi se vuoi puoi immaginare tranquillamente che questo LJK siano bassi. Ok? Non so se chiarisce. Ok, sì, grazie. Grazie. Perfetto. No, ok, comunque l'osservazione è giusta. Ricordatevi che, diciamo, la distinzione fra indice covarianti e controvarianti ha solamente senso quando io considero indici quadridimensionali, quindi il posizionamento degli indici quando ho solo simboli spaziali, e a maggior ragione quando ho solo un indice temporale, non conta molto, insomma. Ok. Quindi questo direi che lo posso cancellare, perché lo avevo scritto, almeno credo, per rispondere alla domanda. Non so perché mi continua a dare questo. Oh, c'è un vettore tridimensionale, una grandezza vettoriale che si chiama G, che si usa introdurre in questo contesto. E ovviamente, essendo una grandezza vettoriale, c'ha tre una grandezza, un vettore tridimensionale, un tre vettore, c'ha tre componenti che sono G1, G2, G3, con G con I definito, questa è la definizione, come LI0, diciamo, fratto C, ok?
siccome avevamo visto che LI0 lo abbiamo visto sopra, è questo oggetto qua. Ok, allora se torno alla mia definizione qui, vedo immediatamente, scusate, che questa mi implica che G vettorialmente è anche E su C quadro x meno pt, e questo non faccio nient'altro che riscrivere ciò che ho scritto sopra, questo qui in particolare. Ok, e diciamo, avendo definito G con I come L0 su C, diciamo, quest'ultima, questa qui, mi discende immediatamente da questa, ok? E se considero anche quest'altra qua, ok? Allora mi ritornerà immediatamente vero che questo è anche m gamma x meno p per t. Oh, questo oggetto G viene chiamato moto del centro di massa, o siccome siamo in relatività, moto del centro di energia. Massa e energia naturalmente sono in relazione, come a questo punto dovrebbe esservi chiaro. D'accordo? E questa, diciamo, la ragione di questa cosa la vediamo tra un istante. La ragione di questo nome, ok? Ribadisco una cosa che per ora L mu nu non è nient'altro che una definizione, che questo sia diciamo il tensore diciamo giochi in relatività il ruolo che il momento angolare gioca in meccanica newtoniana, è un'affermazione che per ora poggia solamente su queste relazioni qua, ok? Cioè le sue componenti spaziali, e anche questa ovviamente, no? Le sue componenti spaziali, in un certo senso, le componenti spaziali, spazio-spazio di questo tensore, che ovviamente hanno senso solo per indici diversi, perché il tensore è palesemente antisimmetrico, coincidono con le componenti, se volete, spaziali, le uniche, componenti del vettore momento angolare in meccanica. Okay? Ma questo non significa ancora che necessariamente in relatività, L mu nu gioca il ruolo che il momento angolare gioca in meccanica, perché per dimostrare anche questo io devo far vedere che L mu nu è una grandezza che si conserva in seguito all'invarianza per trasformazioni di Lorentz, no? Perché devo trovare le proprietà di trasformazione di questo tensore, e siccome è un tensore, io so che le sue componenti devono trasformare secondo Lorentz, ma devono giocare il ruolo che in meccanica di Newton gioca il momento angolare, che in effetti si conserva sotto invarianza per rotazione. Voi sapete che le rotazioni sono particolari trasformazioni di Lorentz, no? E in particolare, cioè quello che si può far vedere, ma non lo faremo noi, ve lo dico solo c'è diciamo, una dimostrazione sul libro, ma io non credo di riuscire a farla quest'anno almeno. Le L con I sono proprio le costanti del moto legate all'invarianza per rotazione, e quelle sono tali e quali ciò che succede in meccanica di Newton, no? L con I, L in meccanica, il vettore L in meccanica di Newton è connesso all'invarianza per rotazione, no? Tant'è che si conserva in determinate condizioni quando il sistema sotto rotazione
diciamo, esibisce le proprietà di simmetria. Va bene? Le g con i invece sono costanti del moto che sono legate all'invarianza sotto busta. Quindi questa è una cosa, diciamo, cioè, siccome questo tensore è più ricco, c'ha dentro non solo la parte relativa alle rotazioni per L, ma c'ha quest'altro G che in effetti gioca un ruolo analogo a L, ma si tratta di boost, cioè si tratta di rotazioni, tra virgolette, particolari, rotazioni, tra virgolette, che coinvolgono anche il tempo. Ok? Oh, andiamo a vedere perché si chiama moto del centro di massa G. Questa è una cosa interessante. Okay? Ora immaginate di avere un sistema di particelle, ad esempio M con I. Okay? Queste ci avranno delle coordinate che sono X con I, delle velocità V con I e delle energie che sono E con I. Ok? Allora, esattamente in analogia con il caso di Newton, posso definire il vettore posizione centro di massa. E questo lo definisco come somme su I di M con I, la massa, per un gamma di V con I, ok, e per X con I, d'accordo? Diviso somme su I di M con I per un gamma di V con I. Notate che qui gamma non può essere portato fuori dalla sommatoria perché ciascun gamma dipende dal suo V con I, cioè dalla velocità dell'iesima particella. Ok? Per analogo, il caso di Newton era questo, no? XCM. Diciamo così, con un apice Newton, quindi se volete addirittura posso scrivere NR, e questo significa non relativistico. Adesso era definito come somme su I di M con I X con I, d'accordo? Fratto somme su i di mi, quindi l'unica differenza fra il caso relativistico e il caso non relativistico in effetti è il fattore gamma. Ok? Nel limite in cui v, diciamo, ci va all'infinito, chiedo scusa, allora gamma va a 1 e il caso relativistico va perfettamente a sovrapporsi a quello newtoniano. Ok, quindi il limite non relativistico di questa mia definizione di posizione del centro di massa è il limite corretto. Ok? Naturalmente posso ottenere la velocità del centro di massa e questa in analogo al caso classico. Scusate, al caso non relativistico, ok, sarà una somma su i di mi gamma di v con i per d x con i dt, e quindi sarà un v con i, ok, e sotto ci avrò ancora somme su i di mi gamma. Una cosa, diciamo, che non ho detto è che se prendete per un istante la prima espressione, quindi riscriviamo XCM, siccome l'energia è m gamma C quadro, questa io la posso immediatamente scrivere come somme su i di E con i per x con i diviso somme su i di E con i, ok? E quindi questa ancora una volta è somme su i di E con i x con i diviso l'energia totale del sistema. Da confrontare con
con XCM non relativistico, che ovviamente è, scusate, questo è un po' un obbrobrio, cancelliamo questa cosa qui, perché questa, ci ho messo un simbolo di sommatoria, ma in realtà questa è l'energia, ok? E infatti l'analogo non relativistico di questa formula è somme su I di E con I per X con I diviso, lo scrivo così, M tot, ovviamente. Ok? E quindi la massa per la posizione del centro di massa è, questo è meglio scriverla non relativistica, l'energia è un'altra cosa, chiaramente, questa è una MI, scusate, va bene? E quindi vedete che in effetti nella corrispondente formula relativistica l'energia, diciamo, l'energia gioca il ruolo che la massa usava, diciamo, giocava nella definizione newtoniana. Ok, ecco perché centro di energia, centro di massa e relatività sono espressioni intercambiabili. Torniamo alla velocità del centro di massa, che è questo oggetto che si vede sopra, quindi questo oggetto qui, e questa ovviamente non è nient'altro che C quadro per M gamma V con I, ok? E questo, diciamo, dunque MI gamma di V con I, V con I non è nient'altro che la c'è qualcosa che non controllo bene qua, mi devo individuare, scusate, C quadro, questo C quadro in realtà lo togliamo perché mi viene dopo, ok? Se vedete la formula per la velocità, che è questa che ho scritto su, sopra ci avrò un P totale, perché questo è somme su I di P con I, perché M gamma, MI gamma V con I per V I vettore non è nient'altro che PI, quindi questo è il momento totale relativistico del sistema, e poi sotto naturalmente ho l'energia totale diviso C quadro. Ok? Quindi il C quadro sopra ci stava bene, in effetti, ed è C quadro per P totale vettore fratto E totale. Ok? Oh, a questo punto ricordiamoci chi era G, questo vettore che abbiamo definito, no? Allora posso definire un G con I per ogni particella del sistema, no? E vi ricordate la definizione di G, scorro sopra, è questa. Ok? La definizione di G è in effetti questa qua. La definizione è questa. E poi abbiamo visto che discende dalla definizione di L e mu nu immediatamente la seconda. Ok? Oh, se io la applico al sistema, posso definire tanti G con I in questa maniera, ok? E quindi posso definire un G totale che sarà la somma su I di G con I, ok? E questo non è nient'altro, G totale, non sarà nient'altro che una somma su I, ok, di E con I per X con I meno T
somme su i di p con i, ok, e naturalmente la prima formula c'ha un 1 su c quadro perché ci ho fatto comparire l'energia. A questo punto, da questa formula qui che abbiamo scritto, da questa formula qui, dove sta? Eccola qui. Da questa formula qui, questa qui, io mi ricavo immediatamente che somme su i di e con i per x con i è uguale all'energia totale per la x del centro di massa. L'applico sotto questa cosa, ok, e quindi scopro che g totale è anche uguale a e totale diviso c quadro per x del centro di massa, così come l'ho definito sopra, meno t volte p totale. Ok? E quindi se a questo punto divido pure per e totale su c quadro, ottengo che c quadro g totale del sistema fratto e totale è proprio x centro di massa meno vcm per t, ok? Ma questo significa che xcm, ok, è anche uguale a vcm per t più g totale per c, che è un vettore, per c quadro fratto e totale. D'accordo? E così si giustifica quantomeno semanticamente il nome G come moto del centro di massa o centro di energia. D'accordo? Quindi se volete, in meccanica classica, la conservazione meccanica newtoniana, la conservazione di P totale comporta che il moto sia del moto del centro di massa sia uniforme, ok? Quindi se volete il moto del centro di massa in un, di un sistema newtoniano, in un sistema diciamo in cui il momento, scusate, in cui la quantità di moto si conserva, come accade ad esempio quando sono in gioco solo forze interne, nell'accezione di Newton, significa che il centro di massa si muove con velocità costante, quindi lo potete scegliere fermo in un particolare sistema di riferimento inerziale che viene detto sistema del centro di massa. Ok, e qui in realtà è la conservazione di tre quantità, non solo P totale, deve conservarsi P totale, E totale e anche G in modo che questo moto sia uniforme, d'accordo? Come vi ho detto, anche se non lo farò vedere, temo esplicitamente, G totale gioca il ruolo di... come dire, di trasformazione che coinvolge il boost. Ok, quindi la conservazione del centro di massa è una conseguenza dell'invarianza per boost ed è una conseguenza che si vede proprio tramite il comportamento di G. Va bene? Bene. Non so se voi vedete ancora il mio schermo che è andato in stand-by. Va bene. Adesso vorrei vedere le equazioni del moto in forma covariante. D'accordo? Cominciamo con considerare una particella libera. Libera significa naturalmente non soggetta a forze, di massa
non nulla, quindi massa, una particella massiva. Ok? Sappiamo qual è l'espressione di questa forza nel caso, non scusate, l'equazione del moto di questa particella nel caso non covariante, l'abbiamo vista nella forma non covariante, l'abbiamo vista nelle precedenti lezioni, e sappiamo qual è l'espressione del quadrimomento covariante Pmu. D'accordo? Questo implica immediatamente che l'equazione del moto io la posso scrivere come dei Pmu in DS uguale 0. Ok, con la condizione che Pmu Pmu è MC quadro. D'accordo? Cioè che il modulo del quadrimomento non solo si conserva, ma c'ha anche un particolare significato fisico perché è connesso alla massa. Ok? Queste equazioni corrispondono in realtà a un'equazione 3 vettoriale, che è dp dt uguale 0 naturalmente, e un'equazione scalare che è d dt uguale 0. D'accordo? Queste due equazioni però non sono in realtà indipendenti tra loro, perché sono connesse dalla relazione di Maxwell, che è questa. No? Quindi energia e impulso in realtà non sono indipendenti, ma legati, diciamo, dalla relazione di Maxwell, che in effetti nel nostro caso è scusate, è questa qua. Che corrisponde a questa qui. Ok, quindi impulso e momento e energia non sono indipendenti neanche dal punto di vista delle condizioni, delle equazioni del moto, no? Non è che ci sono quattro condizioni indipendenti, ce ne sono in realtà ancora una volta solamente tre, perché la quarta, se volete, è assorbita dal fatto che questo quadrivettore Pmu ha una norma fisica che è la massa. Ok? Possiamo riscrivere la stessa equazione in termini della quadrivelocità. Ok? E questa naturalmente si scrive come MC de un mu in DS uguale 0, e qui il vincolo mi diventa un mu uguale 1. E questo corrisponde a un'equazione 3 vettoriale, che in questo caso è d in dt di m gamma v uguale 0, ok? E un'equazione scalare che è d gamma dt uguale 0, ok? D'altra parte, un mu è anche uguale a d x mu in ds, ok? E quindi posso scrivere queste equazioni sempre per la mia particella massiva ancora in un'altra forma, che è dx mu ds quadro uguale 0, dove qua il vincolo mi diventa ds quadro uguale dx mu dx mu, ok? Questa deve in effetti corrispondere all'equazione covariante, all'equazione non covariante di quadro x in dt quadro uguale 0, che in effetti è lo statement che per una particella massiva non soggetta a forze l'accelerazione è nulla. Okay? In realtà questa espressione qui mostra che la linea di universo della particella è una retta nello spazio di Minkowski. Questa cosa è vera sempre, no? Indipendentemente dal fatto che io abbia scelto S come parametro. Potevo anche scegliere un parametro diverso, per esempio lambda, no? Scriviamo nello spazio di Minkowski d quadro x mu d lambda quadro è uguale a 0.
Ora, perché uso lambda e non S? Per farvi vedere che la scelta del parametro scalare usato per derivare non ha importanza in realtà, posto che sia effettivamente un parametro scalare, cioè che trasformi come uno scalare di Lorentz che preserva la forma covariante di questa espressione, no? In effetti, come rivedremo tra un attimo, nel caso in cui ho una particella a massa nulla, io non posso neanche usare S come parametro, perché DS è zero. Quindi sono comunque costretto in quel caso a usare un parametro diverso da S, ma lo posso fare sempre. In effetti, andiamo a far vedere che de quadro x mu in de lambda quadro è come dire de quadro x mu in de S quadro, e questa condizione mi descrivono rette nello spazio di Minkowski, con la condizione che la 3 accelerazione di questo oggetto è zero. In effetti, la prima de quadro x1, la prima di queste espressioni, de quadro x1 in de lambda quadro uguale 0, è come dire de quadro x cartesiano in de lambda quadro uguale 0. Ma questo è come dire che dx de lambda, okay, è una certa costante che mi chiamo per esempio A. Okay? D'altra parte, la stessa equazione, questa qua, insomma, applicata alla componente 2, mi dice che de quadro x2 in de, scrivo un po' più su, in de lambda quadro è uguale a zero, e questo significa che de quadro y cartesiana in de lambda quadro è uguale a zero, ok? Che a sua volta questo mi implica che de y in de lambda è una costante, ok? Che mi chiamo b, ok? Ma questo significa che dx su dy, dividendo questa espressione per questa espressione, o meglio, dividendo la seconda espressione, cioè questa qui, per quest'altra, ok? Questo mi dice che dx su dy è uguale a un'altra costante che è a su b, ok? E naturalmente allo stesso modo posso banalmente andare a dimostrare che dz su dx è una costante, e anche che dy su dz è una costante, o dz su dy. Okay? E quindi in questa maniera ho dimostrato che tutte le derivate delle coordinate tra loro sono costanti, e questo mi definisce l'equazione di una retta nello spazio tridimensionale. Ok? Quindi ciò che è evidentemente una retta nello spazio di Minkowski, cioè questa condizione qua, mi fa vedere che corrisponde a una retta anche nello spazio tridimensionale euclideo, e quindi la particella libera nello spazio euclideo si muove lungo una linea retta. Quello che ci manca ovviamente è capire che cosa succede al tempo. D'accordo? D'altra parte, il tempo lo posso ricavare da x0, ok? E quindi de quadro x0 in de lambda quadro anche, diciamo, deve anche essere 0, il che significa che dp in de lambda è una costante, ok? E quindi questa cosa significa che t è uguale a una certa c per lambda più d. Ho semplicemente integrato questa equazione qua, assumendo che dt de lambda è c. Ok? E quindi,
c'è una relazione che si dice relazione affine, in realtà. Spero che mi sentiate ancora. C'è un problema forse di rete. Mi confermate che mi sentite ancora? Sì, prof. Ok, perfetto, grazie. Scusatemi, eh. Si fa lezioni in maniera davvero precaria così. Dunque, e quindi la relazione fra T e lambda è questa, come si dice T e lambda sono in relazione affine, no? Dove affine significa essenzialmente una relazione lineare, no? Costante per lambda più D. Ma questo significa che l'accelerazione, la triaccelerazione, che è definita come de quadro x con i in dt quadro, ok? E questo è uguale a 1 su c grande al quadrato, dove c è questo c, per de quadro x con i in dt quadro, ok? Quindi, siccome quest'ultima, scusate, l'ultima cosa ovviamente è questa, è lambda, de lambda quadro. Oh, siccome questa è 0, allora anche dx con i dt è 0. De quadro x con i in dt quadro è 0. Ok? Quindi significa che in effetti a è uguale a 0. Quindi alla fine della fiera, indipendentemente da chi sia questo lambda, purché sia un parametro scalare, ho dimostrato che de quadro, dove sta? De quadro x mu in de lambda quadro uguale 0 corrisponde alla condizione a uguale 0, quindi la particella in effetti è nulla, così come vi aspettereste nel caso di Newton. Ok, e il suo percorso nello spazio euclideo sono rette, no? Di cui abbiamo dato l'equazione esplicita. Ok, va bene. Oh, ritorniamo per un istante alla questione dei vincoli, che sono un punto un pochino delicato della meccanica relativistica. Ci sono, diciamo, per esempio, se prendete questa equazione dp mu ds, che ormai avete capito pure che io posso scrivere come dp mu in de lambda o dp mu in de xi, qualunque, purché questo lambda sia un altro parametro scalare, queste relazioni, ad esempio questa, in realtà devono fare il paio con con dei vincoli, ok? E qui il vincolo è ovviamente dato dalla relazione di Machel, d'accordo? Se scrivo le equazioni del moto in termini della quadri velocità di un mu ds uguale 0, ok? Che posso ancora una volta scrivere come de un mu de lambda uguale 0, qui il vincolo è che un mu è uguale a 1, ok? O de quadro x mu ds quadro corrisponde al vincolo dell'intervallo che è de x mu, ok? Cioè, lo scopo poi pratico di questi vincoli è di ricordarmi che delle quattro equazioni che io ho scritto per i quattro valori dell'indice, in realtà solo tre sono indipendenti tra loro, ok? In realtà la questione sui vincoli è un pochino più delicata, perché questo vincolo, ancorché corrispondente algebricamente a questo o a questo, in realtà, diciamo, la loro natura fisica è diversa, no? Perché la condizione un mu uguale a 1 mi discende in fondo dall'aver parametrizzato la linea di universo della particella proprio con l'elemento di linea, no? Se io avessi scelto un parametro diverso, questa condizione
al contorno sarebbe stata diversa. Questa no, non è tanto una condizione fisica, tant'è che per una particella senza massa questa condizione non c'ha senso. Okay? Questa condizione, un mu uguale 1, è diciamo, conseguenza di aver definito la quadrivelocità, e aver definito la quadrivelocità implica aver scelto S come parametro scalare, se vogliamo. D'accordo? È una considerazione analoga, io la posso fare per questa qua, ok? Per questa reazione qua. Mentre la relazione P mu uguale M quadro C quadro, e questo è un vincolo fisico, ok? È un vincolo che non posso cambiare il parametro, perché questo mi rappresenta un legame fisico tra energia e momento. Okay. Tant'è che quest'ultima reazione P mu è l'unica di queste a conservare un senso esplicito anche quando la particella ha massa nulla, no? In realtà ce l'ha anche questo, perché sto solo dicendo che S quadro è zero, okay? Ma sicuramente non ce l'ha questa, va bene? Perché la quadrivelocità non è definita per una particella massless, se vogliamo, solo che questa si riduce a un caso degenere, se vogliamo, mentre P mu uguale 0 è nient'altro che il modulo del quadrimpulso di una particella non massiva, e quindi continua ad avere un'interpretazione fisica. D'accordo? In effetti, vediamo meglio, nel caso di una particella di massa nulla, io posso continuare a scrivere l'equazione con variante del moto, no? Però non posso più, non mi conviene più usare S come parametro, perché S quadro degenere, è zero, quindi non solo non mi conviene, l'ho espresso male, non lo posso fare. Perché non posso fare le derivate rispetto a un parametro che è la radice di zero, e quindi è zero. E allora mi devo inventare un altro parametro scalare, che può essere lambda, per esempio, no? E quindi io c'ho una re, un introduco un parametro lambda che però vive ancora con la condizione al contorno di S quadro uguale di X mu. Scusate, dx mu uguale 0, ok? E sotto questa assunzione l'equazione del moto della particella è d quadro x mu in d lambda quadro uguale 0, ok? In termini del quadrimomento, questa cosa mi diventa dp mu d lambda uguale 0, con il vincolo P mu uguale 0. Notate che non scrivo un'espressione per la quadrivelocità. Okay? Vedremo poi come queste equazioni si possono de derivare in un formalismo da un'azione, se volete, in un formalismo lagrangiano. Ok? Prima di fare questo, però, che dovremo rinviare a una prossima lezione, andiamo a vedere cosa succede quando la particella non è più libera, ma è soggetta a interazione. Okay? Avremo ovviamente che la derivata del quadrimomento di dpmu non è più nulla, no? Ma sarà pari a una quantità differente da zero, e poiché dpmu ds è un quadrivettore, anche questa quantità non nulla deve essere un quadrivettore. E la chiameremo F mu, d'accordo? Si chiama quadriforza, appunto. Ok? Questa espressione qui definisce diciamo, la forma covariante dell'equazione di Minkowski, che abbiamo già visto. Ok, ancora una volta, se la particella ammassa non nulla, io posso scrivere queste equazioni in termini della quadrivelocità, e quindi ci avrò
MC de un mu de S è uguale a F mu, ok? E naturalmente la posso anche scrivere in termini di X mu, quindi avrò che M mu de X quadro mu in de S quadro è uguale a F mu. Sono tutte espressioni equivalenti. Va bene? Che struttura ha questo F mu? Bisogna capire chi sono le componenti di dp mu in ds. Ok, siccome so come è fatto p mu, e p mu è e su c e il tre momento p, so immediatamente come è fatto dp mu ds. Ok, quindi dp mu ds c'ha come componenti gamma su c quadro de e de t. Ok. Basta ricordarsi chi è DS rispetto a T, ok? E DT su gamma per C quadro. Scusate, questa cosa, ho chiuso la parentesi, temo troppo presto. Va bene. Qui ci va una virgola, naturalmente. Ok, e poi ci avrò gamma su C DP de T. Ok, e questo è il quadrivettore dp mu ds, ok, dove naturalmente vi dovete ricordare che gamma è un gamma di v, è un gamma della velocità. Ok, d'altra parte vi ricordate, avevamo visto l'espressione non covariante dell'equazione di Minkowski, che era dp dt uguale f. Ok, e la legge cosiddetta della potenza d dt uguale f scalar v, le abbiamo tutte viste nel formalismo non covariante, però queste espressioni che avevamo ricavate in passato mi permettono di scrivere il quadrivettore f mu come gamma su c quadro f scalare v, ok, e gamma su C per F, ok? Dove F è proprio dp dt definita dall'equazione di Minkowski e non è la forza di Newton, perché P è il P in questa espressione qui è il momento relativistico, non quello di Newton. Quindi c'è ancora un gamma di mezzo, se vogliamo. Notate che succede una cosa importante, qui non so perché continuo a chiudere le parentesi presto, eh? Scusate solo un attimo che sistemo questa cosa. Questo non c'è nessuna parentesi qua. Ok. Oddio. Giù. Va bene. Quindi abbiamo visto questa espressione della quadriforza che ha una, diciamo, una peculiarità. Compare proprio nella definizione di quadriforza esplicitamente la velocità. Quindi anche qualora F non dipenda da V, in effetti né F, scusate, non F mu, ma F vettore, la forza di Minkowski, non dipenda da V, ok? Nell'espressione della quadriforza V compare automaticamente quantomeno per la componente scalare, scusate, per la componente temporale, per la F0, d'accordo? In effetti, vi ricordate che l'altra volta avevamo dimostrato che quadri velocità e quadri accelerazione sono nulle, quindi V doppio mu, un mu deve essere uguale a zero, dove de un mu in ds è la quadri accelerazione V doppio mu. Ok, avevamo dimostrato questa cosa prendendo la relazione. Che cosa ho scritto lo so io, lo so solo io, prendendo la relazione un mu
uguale 1 e derivandola rispetto a S si dimostra banalmente questa. Ma questa relazione qui significa che anche che, scusate, che F mu, un mu è uguale a 0. D'accordo? Siccome F mu è definita come F0 e posso scrivere qui un certo 3 vettore F e le componenti sono queste che vedete sopra, quindi sapete chi è F0 e F calligrafico, ok? Questa relazione qua implica immediatamente che F con 0 è uguale a F scalar V fratto C, ok? E quindi automaticamente la componente temporale di questa di quadriforza e o le componenti spaziali devono necessariamente dipendere da V, ok? Se sulla forza F vettore che agisce su una particella, impongo la condizione che questa forza sia posizionale, come si dice, cioè mi dipende solo dalla posizione, non dalla velocità, immediatamente da questa relazione qua capisco che anche F0, che è gamma F scalar V su C quadro, immediatamente mi dipende dalla velocità. Ok? Quindi diciamo, il fatto che una forza, che una quadriforza possa dipendere dalla velocità è un fatto inevitabile, se volete, anche quando la versione tridimensionale della forza F, questa che ho evidenziato qui, sia in effetti posizionale. Ok? Quindi aspettatevi di vedere in relatività delle forze che dipendono in qualche maniera dalla velocità. Ok? La relazione più semplice possibile tra F mu e un mu è una relazione, scusate, tra forza e velocità. Fatemi tornare giù perché qualche ragione mi torna su. È una relazione di linearità tra F mu e un mu. Ok? Come posso scrivere questo? Posso scrivere, ad esempio, usando il formalismo di Minkowski, posso scrivere il formalismo covariante, posso scrivere che F mu è uguale a un certo F piccolo mu nu per un nu. Ok? Questa è una relazione che mi sono inventato, naturalmente, ma che esprime una linearità tra una dipendenza lineare della quadriforza F dalla velocità per il tramite di questo tensore F mu nu. Ok? Siccome però F mu un mu ha da essere uguale a 0, come abbiamo appena visto, questo significa che F mu nu un mu un nu ha da essere uguale a 0, ok? Perché basta prendere F mu nu e sostituire da qui, e basta prendere F mu da qui e sostituirlo qui dentro, e immediatamente ottengo che F mu nu un mu è 0. Oh, questo significa che F mu nu deve necessariamente essere un tensore antisimmetrico, no? Perché lo saturo
completamente e il risultato ha da essere nullo, e quindi questo è vero se e solo se f mu nu è un tensore antisimmetrico. Ok, avete già visto un esempio di questa cosa in vita vostra, in realtà. Nel caso in cui ho una particella carica in un campo elettromagnetico, questo conduce ad una quadriforza che si chiama quadriforza di Lorentz, che in effetti obbedisce a questa reazione, e in questo caso F mu sarà uguale a E su C per un certo tensore F mu nu, che dipende solo dalla posizione, per un nu. Ok, x qui è un modo per dire x mu, quindi può dipendere da posizione e tempo. Ok, qui E è la carica, C ovviamente è ancora la velocità della luce, F mu nu è un tensore antisimmetrico che contiene come componenti il campo elettrico e il campo magnetico, si chiama tensore dei campi. Ok, va bene? Questo è solamente un esempio, no? Questo quadriforza, questa quadriforza di Lorentz è l'analogo, se volete, covariante della forza di Lorentz, che a questo punto dovreste conoscere. Va bene? Dalla definizione del tensore momento angolare L mu nu, diciamo, si può ricavare l'analogo della seconda equazione cardinale della meccanica. Infatti, definiamo, perché questa cosa mi va su, non l'ho capito. Ok, definiamo un nuovo tensore N mu nu, che è definito come il momento relativistico della forza, quindi x mu, scusate, qua, x mu, ecco qui, x mu f nu, ok, meno x nu f mu, è un altro tensore antisimmetrico naturalmente. Ok, se vi ricordate chi era L mu nu che ho scritto qua sopra, L mu nu era x mu p nu meno x nu p mu, e se a questo punto provate a fare dL mu nu in ds, ok, questo mi fa, dal primo termine ottengo un mu p nu, e poi ottengo più x mu d p nu ds, ok, e poi otterrò meno un nu p mu, ok, e poi ancora meno x nu d p mu in ds, ok, ma siccome p mu è proprio mc un mu, questo termine in realtà se ne vanno, e quindi qui otterrò proprio x mu f nu meno x nu f mu, e quindi questo è proprio n mu nu. Ok, col che ho dimostrato che la derivata del tensore momento angolare è proprio il tensore momento della quadriforza, che come vedete bene
l'analogo della seconda equazione cardinale della meccanica di Newton, che è questa, ovviamente, del dt uguale n, dove n è il momento delle forze esterne, naturalmente. Quindi portando avanti l'analogia, c'è un'espressione simile in relatività ristretta, ma questo n mod nu adesso è un tensore. Okay? Siccome è un tensore antisimmetrico, anche questo ci avrà sei componenti, diciamo, sei componenti, ok? Che corrispondono sei componenti indipendenti che corrispondono a sei equazioni, di cui tre sono condizioni per il momento angolare euclideo L vettore e tre sono condizioni per G, ovviamente. Okay? Notate che anche qui, se n mu nu è un tensore nullo, allora L mu nu si conserva. È costante, ok? E questo è, diciamo, un'altra, diciamo, è una prova del fatto che L mu nu sta in effetti comportandosi come si comporta il momento angolare in meccanica newtoniana. Va bene? Oh, andiamo a vedere l'azione relativistica. Voi sapete che cos'è un'azione perché avete fatto diciamo, un corso di meccanica analitica. Okay? Quindi avrò un'azione S, che è uno scalare, ovviamente, e l'idea è di derivare le leggi del moto da questa azione. Oh, S è uno scalare anche in meccanica classica, in meccanica relativistica, a maggior ragione ha da essere uno scalare, anzi deve essere uno scalare di Lorentz, no? E questo perché, diciamo, poggia, questa affermazione poggia sul principio di relatività, perché quando... Oddio, non ho capito perché ogni tanto prende e mi torna su. Toccano e non devo toccare, evidentemente. Ma vuoi sapere cosa? Quando delta S, quando varierò questa azione, no? Perché questo mi definisce un principio variazionale, come sapete, no? Quindi io varierò questa azione imponendo che delta S è uguale a zero. E diciamo, mi aspetto di trovare in corrispondenza di questa condizione le equazioni del moto. Okay? Quindi le equazioni del moto si ottengono attraverso un principio variazionale e, okay, in meccanica di Newton, così come in relatività, e io voglio che queste equazioni, diciamo, siano le stesse in tutti i sistemi di riferimento inerziali, voglio che siano covarianti. Ok? E questa cosa, diciamo, implica che necessariamente S deve essere uno scalare di Lorentz, così quando cambio sistema di riferimento, S non cambia e non cambierà neanche la condizione delta S uguale a zero con tutti gli effetti che produce. Ok? Questa azione S in generale avrà due termini, un certo S0 che posso pensare come l'azione di particella libera e più un'altra quantità che posso chiamare S int per interazioni e questa seconda parte dell'azione mi descrive le interazioni della particella con i campi esterni. Ok? Questa cosa, per esempio, un campo esterno può essere un campo elettromagnetico, no? In relatività, come voi sapete perché l'avete già orecchiato, può essere in effetti tutto tranne un campo gravitazionale, perché la relatività ristretta non riesce a descrivere,
nel senso che la gravità non è relativizzabile come una forza esterna, se volete. Questa cosa lo farà la relatività generale, e la cosa curiosa è che la gravità in relatività generale compare come parte dell'azione di particella libera, non come parte, no, non come un'interazione esterna, perché appunto la gravità, secondo la descrizione relativistica, non è una forza, ma è una proprietà dello spazio-tempo, è connessa alla geometria dello spazio-tempo. Va bene? Quindi questa interazione contiene tutto fuorché la gravità, sostanzialmente, e quindi, per esempio, non so, il campo elettromagnetico, una qualsiasi forza esterna che vi vogliate immaginare, a parte la gravità, essenzialmente. Ok, concentriamoci sull'azione di particella libera, perché voglio trovare un'espressione che sia relativistica. Ok, poiché deve essere invariante, provo a costruirla appoggiandomi allo scalare più semplice che conosco, e lo scalare più semplice che conosco è l'elemento di linea, DS. Ok, quindi proviamo a immaginare che S0 sia proporzionale con una costante di proporzionalità che chiamo alfa all'integrale in DS. Lo devo integrare per forza perché questo è un differenziale. Ok, e in effetti l'azione è l'integrale di qualcosa, e poi ci metto una costante di proporzionalità incognita. A scanso di equivoci, nessuno mi ha detto che questa è la forma corretta. Sto provando a inventarmi la forma funzionale più semplice possibile per questa azione di particella libera e vedo se mi conduce da qualche parte. D'altra parte, chi è DS? DS, ok, è ovviamente C dt su gamma. Ok, e quindi è uguale a C dt per radice di 1 meno V quadro su C quadro. E quindi questa azione S0 che ho definito, ok, io la posso anche scrivere come alfa C per l'integrale di radice di 1 meno V quadro su C quadro in dt. D'accordo? Quindi diciamo, ho scritto un oggetto in cui il differenziale della coordinata temporale compare esplicitamente, ma grazie alla presenza del fattore gamma, questo è ancora uno scalare. Allora, come mi accorgo se questa è la forma giusta o no? Beh, per esempio, andiamo a vedere se nel caso non relativistico, diciamo, se il limite per C che va all'infinito di questo oggetto mi conduce al corretto caso non relativistico. Chi è l'azione di particella libera nel caso non relativistico? È l'integrale di un mezzo mv quadro in dt. D'accordo? Perché vi compare ovviamente solo l'energia cinetica. Ok? Allora, espandendo questa qui, okay, io ottengo che al primo ordine S0, okay, deve essere alfa C, okay, per l'integrale, okay, e poi io ho 1 meno v quadro su c quadro alla un mezzo, ma questo è al primo ordine e 1 meno un mezzo v quadro su c quadro, ok? Sempre in dt. Ok, ma questo oggetto è anche come questa cosa che ho scritto equivale a scrivere l'integrale di alfa c meno un mezzo alfa su c v quadro, va bene, in dt. E
E quindi se la condizione sotto cui quest'ultima cosa che ho scritto mi equivale a questa, ok, a meno di una costante, che è questa, che però è un termine che essendo costante non influisce nelle equazioni del moto, ok, è questa. Questa, a parte il termine, quest'ultima qui, a parte il termine costante, è esattamente quella non relativistica qua, ok? Evidenziamola, questa qui, oddio, l'ho cancellata, volevo evidenziare e basta, a condizione di avere alfa uguale meno mc. Ok, perché se metto qui dentro alfa uguale meno mc, quest'ultima cosa mi diventa integrale di mc quadro meno mc quadro più un mezzo mv quadro in dt. Quindi vedete che a parte il termine costante meno mc quadro recupero l'azione non relativistica, che è quella che ho evidenziato in giallo. Ok? E questo significa che in effetti il mio ansatz, cioè il mio guess, la mia scelta mi ha condotto da qualche parte, perché quantomeno sono riuscito a dimostrare che se scelgo S0 uguale meno mc integrale in ds, ok, questa cosa è numero uno per costruzione uno scalare di Lorentz e numero due mi conduce al corretto limite non relativistico. La cosa che ci rimane da far vedere è che questa azione qui di particella libera, una volta variata e imposta la variazione pari a zero, mi conduce alle equazioni del moto che conosciamo. A questo punto questo lo faremo domani, ok? Ricapitoliamo però che cosa abbiamo usato per ricavare S0. Abbiamo usato il principio di relatività perché questo principio porta con sé come condizione che l'azione debba essere uno scalare di Lorentz, e certamente ci sono scalari di Lorentz più complicati che io posso immaginare, no? Posso immaginare qualunque combinazione dello stesso DS che io voglio più complessa di questo, ok? Mi conduce a uno scalare di Lorentz, posso immaginare una funzione di S, se vogliamo posso immaginare altri scalari di Lorentz. Ok, nello scegliere il più semplice possibile ho usato una sorta di rasoio di Occam, se sapete com'è, che è un principio molto utile quando si costruiscono nuovi oggetti, nuove teorie, che è quello sostanzialmente il principio secondo cui diciamo gli enti non devono essere moltiplicati senza una reale necessità. È un principio di semplicità, se vogliamo. In effetti ho fatto vedere come lo scalare più semplice che posso immaginarmi, che è quello che deriva dall'aver adottato l'azione come proporzionale all'integrale dell'elemento di linea, mi conduce poi al corretto limite classico. E domani facciamo vedere che questo mi conduce alle corrette equazioni del moto. Io mi fermerei qua per oggi. Se ci sono domande, abbiamo ancora un po' di tempo per discuterle. Prof, scusi, io ho una domanda. Sì, prego. Su quello che abbiamo appena fatto, cioè non mi è chiaro perché possiamo dire che l'azione è uno scalare di Lorentz, se noi stiamo cercando un modo per scrivere l'azione e adesso abbiamo ipotizzato questo modo che abbiamo utilizzato adesso, abbiamo visto che per ora va bene, però come facciamo a sapere a priori che è un invariante di Lorentz? No, come facciamo a sapere che deve essere un invariante di Lorentz? E questa è la domanda, giusto? Sì, sì.
Beh, deve essere un'invariante di Lorentz perché io, diciamo, ho questo oggetto S che poi andrò a variare, diciamo, producendo DS, e dovrò scrivere che DS uguale 0. Ok? Da questo oggetto io voglio ri ricavare le corrette equazioni del moto che devono essere equazioni covarianti, ok? Allora, supponi che S non sia effettivamente uno scalare di Lorentz. Questo significa che se io cambio sistema di riferimento, S cambia. Quindi anche la variazione di S cambiato sarà cambiata e quindi io atterro su equazioni che sono diverse, non sulle stesse equazioni. E quindi ho contraddetto il principio di relatività. L'unico modo di salvare il principio di relatività è assumere che S sia in effetti esso stesso uno scalare di Lorentz e quindi per definizione non cambia quando cambio sistema di riferimento. Ti è più Ok, chiaro? sì, mi è chiarissimo, grazie. Ok. Ci sono altre domande? Va bene, io adesso devo confessarvi che non ho la minima idea di come interrompere questa registrazione che andrà avanti ad libitum perché non l'ho aperta io e non la posso interrompere io. Manderò un'mail al dottor Gambetti di interromperla. Ah, no, chiedo scusa, abbiamo un'altra domanda. Il fatto che l'effetto della gravità sia su S0 mentre le altre interazioni sono in S int porta alla non compatibilità della meccanica quantistica e della relatività generale? Ah, che domanda! Non in una maniera evidente, almeno non in una maniera che mi sia evidente adesso. Se poi ci sono delle implicazioni profonde su questo, forse esistono, ma non mi è evidente che sia così. In generale la risposta è no, sono due, diciamo, due osservazioni distinte, se vogliamo. La seconda cosa che lei ha scritto, cioè il fatto che meccanica quantistica e relatività generale siano incompatibili, esuliamo dalla lezione, ovviamente, non dalla lezione odierna, ma proprio dal corso. Giusto per non lasciare la domanda non risposta, in realtà questa affermazione che ha fatto non è completamente corretta, perché non è che meccanica quantistica e relatività siano incompatibili e che ancora non è presente una teoria quantistica della realtà, nel senso che non l'abbiamo trovata. Questo non vuol dire che non esiste, naturalmente, no? La gravità non è quantizzabile in maniera semplice come per esempio il campo elettromagnetico che ha prodotto, diciamo, il lavoro sulla quantizzazione del campo elettromagnetico ha prodotto negli anni 50 del secolo scorso una teoria quantistica e relativistica al tempo stesso che si chiama elettrodinamica quantistica o QED. Ok, quantum electrodynamics. Questa cosa per relatività generale non si è ancora riuscita a fare, ma non è detto che non sia possibile. Okay? Solamente si tratta di trovare il modo. C'è una linea di ricerca molto attiva in questa direzione, la teoria delle stringhe, la supergravità, tutte delle frontiere della fisica teorica, se vogliamo. Quello che io ho detto invece a lezione è che quando uno divide l'azione tra S0 di particella libera e particella interagente, nell'azione di particella interagente S int non ci si può mettere la gravità, perché diciamo, la teoria poi non funziona, okay? Quantomeno in relatività ristretta non c'è modo di introdurre la gravità, okay? E preservando la struttura della teoria. E questa ha una ragione molto, diciamo,
questo comportamento è dovuto a un fatto molto profondo, che è il fatto che per descrivere la gravità io devo abbandonare alcune caratteristiche dello spazio di Minkowski, in particolare la piattezza. In effetti, in relatività generale, lo spazio di Minkowski viene abbandonato, lo spazio-tempo diventa una varietà che può essere curva, e quando uno scrive l'azione, si chiama azione di Hilbert, di particella libera, in realtà essa contiene un termine che descrive la gravità, perché la gravità viene vista come una proprietà dello spazio-tempo, in particolare una proprietà legata alla curvatura. Quindi se ho una particella che si muove in un certo modo sotto l'effetto della gravità nello spazio-tempo, in realtà non sta facendo altro che seguire delle geodetiche in questo spazio-tempo. Se una particella si muove solo sotto l'effetto di una gravità, solo che sono geodetiche in uno spazio-tempo curvo, non saranno più rette. Okay? Quindi è naturale aspettarsi che questa azione, che si chiama azione di Hilbert, in realtà sia in effetti un'azione di particella libera, ma scritta in uno spazio-tempo curvo. Non so se così è più chiaro. Va bene. Ci sono altre domande? Prof? Sì. Mi sente? Sì, sì. Sì, ti sento dato bene. Che abbiamo finito i corsi di fisica 2 ed elettronica analogica. Sì. Chiedevamo se eventualmente si potesse fare lezione questo lunedì e martedì, cioè solo per anticipare la fine delle lezioni anche con relatività. Ah, quindi volevate chiedere di finire prima sfruttando il lunedì e il martedì? Sì, però il lunedì dalle 10.30 alle 13, mentre invece il martedì non abbiamo proprio lezione, quindi quando vorrebbe. Allora, sicuramente il martedì la possiamo fare, ma la dobbiamo fare nel pomeriggio perché la mattina sono impegnato. Purtroppo non posso perché ho già un altro impegno. Riguardo al lunedì, invece, voi potete solo dalle 10.30 alle 13. 13. Scusate un attimo, controllo il calendario. Dalle 10.30 alle 13 di lunedì 8. Sì, eventualmente ci può anche dire per email, non c'è fretta. No, ma facciamolo subito. Io direi, ho degli esami, in effetti, devo fare degli esami del corso dello scorso anno di relatività, quindi direi facciamo così, io provo a sentire questi studenti per spostarli. Se non mi sentite vuol dire che è confermato il cambiamento e quindi faccio lezione alle 10.30 di lunedì e invece martedì deve necessariamente essere alle 14.30, cominceremo alle okay. 14.30, ok? Quindi se non mi sentite rimangono confermati questi due orari, ok? Ok. Se mi sentite invece è per dirvi che il lunedì non posso, e allora rimarrebbe okay. confermato il martedì e poi eventualmente finiamo giovedì in questo secondo caso. Così vi andrebbe bene? Sì, grazie prof. Ok, d'accordo, quindi me lo segno. Ok, va bene. Allora, restiamo così, se non mi sentite noi ci sentiamo su questo schermo lunedì alle 10.30. Ok? Sì, va bene, grazie. Ottimo. Allora, se non ci sono altre domande, io non posso interrompere la registrazione e adesso scrivo al tecnico se lo puoi.